Cari concittadini, buongiorno. Ho voluto farvi questo video messaggio per raggiungere quante più persone possibili, perché vorrei informare correttamente sulla situazione coronavirus, sia a livello locale sia a livello, diciamo, più complessivo della regione. È un video messaggio che faccio col cuore perché voglio darvi delle notizie molto importanti, molto anche, diciamo, determinanti per il nostro futuro e la nostra comunità. Innanzitutto, voglio informarvi per quanto riguarda la situazione di Val di Sotto. La dottoressa Cecconami, che è la dirigente della TS Montagna, mi ha appena chiamato informandovi di un primo caso per quanto riguarda il coronavirus a Val di Sotto. È un non residente, ma è semplicemente domiciliato in quanto una persona che risiede via, ma lavora a Suborno, ma è stato computato su Val di Sotto. Ve lo dico anche perché mi sembra corretto a livello di informazione dare una corretta informazione a tutti i nostri residenti. Per quanto riguarda invece la situazione di coronavirus a livello complessivo, a livello regionale, immagino che tutti voi sappiate che la domenica 8 marzo è stato emanato da parte del nostro Presidente del Consiglio un decreto con delle misure molto restrittive, direi anche molto drastiche, che cercano di evitare la diffusione del coronavirus. Con questa misura il Presidente del Consiglio ha creato una zona rossa che riguarda tutta la regione Lombardia e altre province italiane, con cui si cerca di evitare, di impedire la mobilità sia in uscita che in entrata. E anche per quanto riguarda la mobilità all'interno della regione Lombardia, è limitata strettamente dei casi necessari, che sono i motivi di lavoro, motivi di salute, motivi strettamente contingenti che possono essere valutati di caso in caso. Ma io voglio farvi questo video messaggio soprattutto per invitarvi e non dico obbligarvi, però vi voglio veramente prescrivere col cuore degli atteggiamenti consapevoli e responsabili che possono aiutare anche il nostro sistema sanitario, i nostri medici, i nostri infermieri che si stanno adoperando incessantemente a debellare il coronavirus. Sono dei piccoli accorgimenti, dei piccoli atteggiamenti che quotidianamente possiamo e dobbiamo tenere. E li vado a leggere. Innanzitutto dobbiamo sicuramente evitare i luoghi affollati e le concentrazioni di persone. Dobbiamo mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro dalle persone vicine. Dobbiamo evitare il contatto fisico con le persone. E dobbiamo soprattutto, l'ultimo punto, invitare i nostri over 65 anni, le persone anziane, a non uscire di casa, a rimanere in casa, perché questo è molto importante. Però questo invito io lo voglio estendere a tutta la popolazione, a tutti, anche i giovani, soprattutto che sono forse meno consapevoli di questo momento così difficile, devo dire anche veramente drammatico, che stiamo vivendo. Quindi la consapevolezza deve essere di tutti. Quindi dobbiamo sicuramente cercare di non uscire di casa perché è importante di cercare di limitare la diffusione del coronavirus e cercare di aiutare quelli che sono il lavoro dei nostri sanitari, dei nostri medici, dei nostri infermieri che stanno facendo tutto il possibile anche oltre umanamente per cercare di guarire i nostri malati. Quindi l'invito che voglio rivolgere da sindaco sicuramente, ma anche da amico, visto che ci conosciamo quasi tutti, è di attenerci a quelle che sono le prescrizioni delle autorità sanitarie, ma anche delle autorità regionali, con quello che vi stavo dicendo prima, evitando anche gli accorgimenti più semplici, quelli che sono chiaramente di toccarsi con le mani gli occhi, il naso, la bocca, di evitare stretti di mano, quindi quegli atteggiamenti consapevoli che ci possono garantire di evitare la diffusione di questo virus che è veramente molto difficile da debellare. Il mio vuole essere un messaggio che vuole sicuramente rendere questo momento a tutti voi un momento difficile, ma che sono sicuro che andremo a superare se ci sarà l'aiuto da parte di tutti. E sono sicuro che tutti noi daremo anche nel nostro piccolo questo contributo per superare questo momento. Grazie perché veramente tutti insieme possiamo fare tanto per aiutare anche i nostri medici che ce lo chiedono veramente anche loro con il cuore di aiutarli a fare sì che comunque siano sempre meno le persone che dobbiamo ricoverare. Quindi mi raccomando, tutti noi cerchiamo di tenere gli atteggiamenti consapevoli e responsabili, quindi soprattutto evitando di uscire di casa per quanto riguarda soprattutto gli anziani. Facciamolo per i nostri nonni, facciamolo per le nostre famiglie, facciamolo per i nostri bambini. Grazie dell'aiuto che potete dare e ci aggiorneremo ancora nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Grazie a tutti e buona serata.